Stereo 5 TV presenta l'Almanacco del Giorno. In studio Luigi Comentale. Oggi è sabato 2 dicembre 2023, San Bibiana e San Savino, auguri ai festeggiati. A Roma il sole è sorto alle 7.19 e tramonta alle 16.39 ora solare. A Milano alle 7.45 e tramonta alle 16.40, luna che tramonta alle 11.47 per levarsi alle 21.17. Proverbio di oggi: chi ha fatto 30 può fare 31. 2 dicembre accade oggi, nel 1804, nella cattedrale di Notre Dame a Parigi, Napoleone Bonaparte si incorona e viene consacrato da Papa Pio VII, imperatore dei francesi. Nel 1942 progetto Manhattan, un gruppo guidato da Enrico Fermi, dà il via alla prima reazione nucleare a catena autosostenuta. Nel 1956 82 esuli cubani guidati da Fidel Castro sbarcano a Nicaro, Cuba sud-orientale, segnando l'inizio della rivolta che porterà alla cacciata di Fulgencio Batista nel 1959. Nel 1971 la sonda sovietica Mars 3 atterra su Marte senza però riuscire a trasmettere dei dati. Nel 1993 il narcotrafficante colombiano Pablo Escobar viene ucciso a Medellin. Nel 1995 il telescopio spaziale Solar, progettato dall'Agenzia Spaziale Europea e dalla NASA per lo studio ed osservazione continua del Sole, viene lanciato da Cape Canaveral con un vettore Atlas 2. Nel 2005 in Europa viene messa in commercio la console Xbox 360. Sono nati oggi Matteo Darmian, calciatore, Nicolò Cherovin, anche lui calciatore, Britney Spears, cantante. Siamo giunti alla nostra frase aforisma di oggi: la solitudine è per lo spirito ciò che il cibo è per il corpo, lo diceva Seneca. Bene, noi ci fermiamo, il nostro almanacco torna domani, 3 dicembre, un saluto da Gino Comentale, grazie per averci guardati e come sempre vi raccomando di continuare a seguire l'intera programmazione e per l'intera giornata di Stereo 5 TV. Ciao! L'almanacco torna domani.